Ciao a tutti e oggi ho deciso di parlarvi di questa palette di Kiko, Sweet Earth Eyeshadow Palette, uscita nella mini collezione di San Valentino, perché è una palette che merita insomma, due parole. Inoltre, essendo in edizione limitata, ed essendo che Kiko lancia ogni 2x3 una collezione, infatti oggi registro che è sabato 26 di gennaio ed è già ieri ho visto i primi spoiler della nuova collezione primaverile, quindi questa verrà presto accantonata. Ma prima che vada sold out, vi vorrei parlare di lei, dirvi due parole, farvi vedere gli swatch, perché secondo me merita. Non sarà una delle palette alla Anastasia Beverly Hills o alla Huda Beauty, però ne vale davvero la pena. Questa è la scatolina esterna. Allora, io ho sempre boicottato qualunque cosa a cuore perché non mi piacciono dei cuoricini nel make-up, mi sanno molto di bambina. Infatti le cialde qui dentro sono a cuore, non è che mi piacciono poi così tanto. Mi piace però la confezione, cioè per come è fatta l'estetica, questa è infatti la palette. E mi piacciono i colori che ci sono dentro. Inoltre vorrei farvi un ravvicinato dell'inci, se riesco a farvelo mettere a fuoco, perché rispetto ad altre palette non è poi così male. Ora, se rimango fermo, ok, fatevi un fermo immagine. Ok. Perfetto. Quindi questa era la scatolina esterna, di cui non ci importa niente perché era giusto per farvi vedere l'inci. E questa è la palettina interna. Costa quasi 15 euro, 14,95. Io l'ho ricevuta come regalo anticipato dal mio compagno per San Valentino perché ha visto che mi stava piacendo e quindi me l'ha voluta regalare. Abbiamo 6 cialde per un totale di 6 grammi, quindi ogni cialda ha 1 grammo di prodotto. È una palette, come vedete, eccola qua, non molto calda, più sul viola rosa. Ok, allora la scatola ci torna utile. E questo è come si presenta. Vi ripeto, a me le cose a cuore non colpiscono il cuore per la forma, ecco. Mi ha rubato il cuore questo viola molto acceso, molto bello. Nell'anteprima vedo i colori molto fedeli. Spero anche insomma, quando caricherò il video, spero si vedranno comunque bene. Ora, queste cialde sono mediamente pigmentate, però sono molto stratificabili, cioè se avete tempo un po' da perderci, prelevando un po' di prodotto un paio, due, tre volte, riuscite a fare un bellissimo make-up. Almeno io non ho molte pretese, non sono una professionista nel settore, quindi per il mio uso casalingo è più che perfetto. E vi faccio subito gli swatch. Palette al lato, braccio pronto. Allora, partiamo con Cherie. Questo colore è un colore rosino chiaro, illuminante, di quelli tipo olografici. Vedete, chissà se riuscite a cogliere l'olografico rosa. Infatti si vedrà pochissimo questo, perché lo uso più come topper. No, infatti. Ok, un po' di riflessi si vedono. Questo io lo uso proprio come topper sopra gli altri. Ok, magari un fazzolettino. Poi abbiamo My Sweetness, che uso per andare un po' a uniformare la palpebra e ad ammorbidire le sfumature dei colori più scuri, che è un classico color malva freddo, potrei definirlo. Come vedete, aumentando un po' il prodotto, ecco, vedete, molto molto carino. So che siamo abituati alla iperpigmentazione dei prodotti, però ho sentito dire, almeno dai professionisti del settore, che è molto meglio avere un prodotto mediamente pigmentato che puoi costruire piuttosto che uno altamente pigmentato. Quindi in teoria dovrebbe andare bene. Questo è il colore che uso di meno perché è un po' come quei classici prodotti un po' glitterosi di Kiko che, vedete, fa tipo degli agglomerati di prodotto. Questo l'ho usato pochissimo come uso lui, come topper al centro della palpebra mobile. Vedete, è un po' disomogeneo. Il classico colore da palettina quad di Kiko. Però comunque molto bello. Assomiglia a uno dei colori della Mauve Obsession di Huda. Poi lui è Thinking of You. Poi abbiamo Love Blast. Questo
non so, dovrei definirlo, vedete quanto è bello anche lui. Una specie di rosa antico, scuretto, bello. Io non sono un amante dei colori delle palette completamente rosate, infatti vi ripeto, è per lui XOXO, se si legge così. Questo è l'ombretto un po' meno burroso, più secchino. Ed è quello che rende di più se messo a tutta palpebra mobile, perché nella piega un po' si perde, ma è un colore stupendo. E sulla palpebra mobile è la fine del mondo. Ovviamente sempre riapplicandolo un paio di volte per rendere l'intensità desiderata, insomma. Mi piace un casino. Ecco, dicevo, io non è che amo particolarmente queste palette rose, infatti ho completamente boicottato la New Nude di Huda perché non l'avrei mai davvero sfruttata. Però per questa ne vale la pena, per il viola. Je t'aime è l'ultimo dei colori, è quello forse più bello ed è anche il più pigmentato, è leggermente shimmer. Rende meglio di così come lo vedete perché sull'occhio è molto più bello. Eccolo qua. Lui è più una specie di marrone rosato scuro. Comunque riflessato. Questi sono i colori della palette. Io però vorrei farvi vedere meglio Cherie. Perché purtroppo dal video non si vede benissimo. Allora. Scusate, ma ho attacchi di tosse e muoio. Kiko li definisce allora, vabbè, ultra pigmentati, insomma, stratificabili, però no, dov'è che lo diceva? Lo diceva di qua. Allora, in tre intensi dal finish matte e tre dal finish ultra metallico. Ecco, io vorrei dire tre da ultra metallico non direi proprio, perché i tre metallici sarebbero lui, lui e lui. Però come vedete, più che metallico, glitter, olografico, satinato. Quindi diciamo che con le descrizioni si è un po' sbizzarrita, Kiko. In ogni caso, per 15 euro è una palettina rosata violacea, bellissima, stratificabile. Io l'ho usata per un'intera settimana al lavoro, la mattina. Ogni giorno cercavo di fare un trucco diverso e viene bene riuscire ad alternare colori creando dei look diversi, insomma, ci si riesce a sbizzarrire anche con 6 colori. Io la trovo adorabile e sono contenta di averla ricevuta in regalo e se posso mi permetto di consigliarvela, ovviamente se non avete grandissime esigenze, se siete come me persone che si truccano per passatempo. A volte la mattina preferiscono qualcosa che non sia accecante, quindi del tutto normale, cioè non è una palette poco pigmentata che sull'occhio non si vede. Perdendoci 5 minuti di tempo a sfumare, viene su un bel mix di colori. Lui, vi ripeto, nella piega si perde, diventa esattamente come lui, però sulla palpebra mobile è proprio esattamente così come lo vedete, una meraviglia, proprio una meraviglia. Chiaramente manca un colore scuro per andare a fare la sfumatura nella piega se usate lui, però lui non è così brillante da impedirvi di usarlo nella piega o nella V esterna, poi dipende dai vostri gusti. E io penso di aver detto tutto per questo mini video review di una palette, review prime impressioni perché l'ho usata per un'intera settimana, però mi sentivo di parlarvene, quindi spero di esservi stata utile. Ciao e alla prossima!